Siamo arrivati a pagina 24. Questo racconto si intitola Chi la fa? L'aspetti. Dopo il magico giorno in cui Albicocca diede prova della sua abilità di cuoca pasticcera, gli abitanti del bosco e gli gnomi si erano accorti di essere diventati più chiotti. Le braghe degli gnomi, soprattutto alla cintura, sembravano diventare più strette. Così, a forza di mangiare dolci, tutti erano un po' ingrassati. Fu in questo clima, in cui tutti si abbandonavano più del solito ai dolci piaceri della tavola, che fu recapitata ad un gran numero di loro una strana lettera che diceva presso poco così: sarà premiata la miglior torta del bosco. Sei invitato a partecipare. Sono sicura che tu sarai proclamato vincitore. Buona fortuna e tanta acquolina in bocca. Firmato Fata Tulipano. Fu subito un gran correre di qua e di là per procurarsi il necessario. Misero un grande cartello: miele esaurito. Venuto il gran giorno, davanti al tavolo preparato per l'occasione, Tulipana vide arrivare chi aveva raccolto la sfida. Da principio i contendenti fra di loro erano molto gentili. Lei ha adoperato la vaniglia o la cannella per il suo chiedeva una delle sorelle topine alla tartaruga. E questa, né vaniglia né cannella, ma sale grosso tritato vino, rispondeva la tartaruga, che aveva ereditato dai suoi antenati marini il gusto per le cose salate. Com'è grossa la tua torta, esclamarono rivolti al gigante, mentre altri invidiosi: grossa e vuota, l'avrà gonfiata con il mantice. Piano piano le conversazioni diventarono un po' più agrodolci. Tutti erano convinti che la propria torta fosse la migliore e si aspettavano il meritato riconoscimento. Tulipana cominciò a girare di qua e di là, assaggiando un dito nella crema qua, un pezzetto sbucconcellato là, una ciliegina raccolta da un'altra parte, il tutto condito con frasi del tipo: com'è buono, meraviglia delle meraviglie, com'è dolce.
scorpacciata alle nostre spalle. Il dubbio, dapprima taciuto, cominciò a prendere un po' tutti. Intanto l'assaggio continuava e con quello i complimenti che aumentavano, ma sempre senza che fosse presa una decisione su quale fosse il dolce migliore. Fu il gigante che, senza volerlo, provocò l'inizio del gran guaio. Ad un certo momento, stanco dell'insulso avanti e indietro di Tulipana, pofunchiò: se tutte sono buone, premiamo la più grossa. Albicocca, che sapeva di essere la più brava ed era sicura che nessuno era riuscito a fare meglio di lei, nel sentire questa frase gridò inviperita: assaggia questa prima di parlare. E così dicendo, con un tiro perfetto, colpì la faccia del gigante con la sua torta squisita. Fu il segnale d'inizio della battaglia. Tutti avevano assistito malvolentieri ai complimenti rivolti alle torte altrui e in quel modo si trovarono ora davanti a loro qualcuno da rimproverare per la vittoria mancata. Le torte cominciarono a volare da un capo all'altro del tavolo, i tiri da prima timidi si fecero sempre più decisi e centrati, ma chi dava riceveva, si rideva delle proprie prodezze, finché qualcosa di dolce e appiccicoso non arrivava a interrompere l'allegria. Tulipana si era attirata un po' in disparte a godersi la scena. Non le era mai capitato di assaggiare tanti e così diversi dolci in un giorno solo e adesso aveva anche lo spettacolo. Tutto questo con la sola fatica di scrivere qualche lettera d'invito. Volevate vincere tutti, ma non riuscì a terminare la frase. Qualcuno davanti a lei si abbassò per evitare un'enorme pignè alla crema e Tulipana, dal colpo, si trovò seduta. Solo un occhio le rimase aperto, l'altro era coperto, come tutto il viso, dalla crema gialla e allora la scena che aveva davanti le sembrò meno attraente. Chi la fa? Aspetti, eccola qui, splash, seduta a terra col pignè spiaccicato in faccia. Leggiamo un'altra storia. Uno spicchio di luna. Nessuno aveva mai pensato che i colori variopinti del pappagallo, della fata nera, fossero dovuti a quello che mangiava, ma era proprio così. Mangiare solo petali di fiore purché siano colorati, spiegava la fata. La provvista che avevo con me ormai è finita. Chi vuole aiutarmi a raccogliere altri fiori per il mio pappagallo? Chiedeva. Il pappagallo non risultava molto simpatico perché si dava un po' di aria, un po' per i suoi colori e un po' perché era protetto dalla fata nera, trattava tutti dall'alto in basso. In più, quella sua mania di ripetere tutto quello che dicevano gli altri non andava giù a nessuno. Qualcuno aveva provato a fargli il verso, ma lui ripeteva il verso del verso. Un gnomo si offrì di raccogliere i petali colorati, come confidò poi ad un suo compagno. Aveva un motivo preciso. Dopo possiamo chiederle qualcosa in cambio, capisci? Io ho un'idea che mi potrebbe rendere il più famoso degli gnomi. L'amico si fece raccontare il progetto e dopo un po' si formò un gruppetto. Raccolsero petali di fiori finché Pigna Secca, soddisfatta, poté preparare di nuovo le sue pappe colorate. Ora si aspettavano la domanda che arrivò puntuale: cosa posso fare per voi in cambio della gentilezza che mi avete usato?
chiese Pigna Secca. Beh, veramente non so se possiamo. Avremo un desiderio, ma non vorremmo abusare. Certo che se lei potesse, ma insomma, cosa volete? Non abbiate paura, chiedete, noi fate, siamo abituate a tutto. Io poi, che sono una delle più vecchie, ne ho viste di tutti i colori. Sentiamo. Ecco, vorremmo andare sulla luna. Sulla luna, ripete la fata. Sulla luna, beh, non è mai successo, ma vedremo di farlo. Pigna Secca rimase ancora un po' sopra pensiero, rigirandosi l'anello magico che portava all'indice. Fra 3 giorni ci sarà il quarto di luna. Su quello spicchio appoggerò una scala lunghissima apposta per voi. Questa scala. Non avrete che da salirla e sarete sulla luna. Andate a prepararvi perché non c'è molto tempo. La sera di 3 giorni dopo, sotto la scala, ci fu una ressa tale che il gruppetto riuscì a fatica ad avvicinarsi ai primi gradini. Tutti invidiarono i fortunati che di lì a poco avrebbero potuto mettere piede per primi su quel satellite così lontano. Ah, se l'avessi saputo. Sarei andato anch'io a raccogliere i petali per il pappagallo. Si dissero l'un l'altro, ma ormai era troppo tardi. E cominciarono la scalata, salutati dagli evviva della folla. I primi a partire furono i bombi, che volando si riposavano ogni tanto sui violi, sempre più in alto, poi gli altri seguirono più lentamente finché dal basso non li si vide più. Salirono un piolo dietro l'altro, sempre più lentamente perché la fatica cominciò a farsi sentire. La luna era sempre lì immobile, nonostante le ore passassero, non sembrava affatto più vicina. Furono i bombi i primi ad abbandonare e a dare il segnale della resa. Scesero coi paracadute perché avevano le ali talmente stanche da non reggersi per aria. Anche gli gnomi e i loro amici capirono il grande errore che avevano fatto. Nessuno di loro avrebbe mai avuto la forza di salire quella scala così lunga. Bisognava tornare. Fu una ritirata allucinante perché guardando in giù quasi tutti ebbero le vertigini e tremarono dalla paura, ma bene o male ritiscero. Pigna Secca li aspettava. Poverini, chissà come sarete stanchi, ecco venite qua, vi ho raccolto gli zoccoli che vi sono caduti mentre salivate. Rizzò l'orsetto, che sembrava il più stanco di tutti, e poi li spinse verso un tavolo. Questi sono gli spicchi che vanno bene per voi. Sono gialli come la luna, ma sono molto più vicini. Melone. Consolatevi con queste fette di melone, sembrano proprio spicchi di luna. Adesso leggiamo l'ultima fiaba, che è La vendetta dell'anello. A Tulipana, la fata rossa, piacevano gli scherzi. Fu così che, visto uscire di casa lo gnomo mago con sotto il braccio il paniere dei funghi, fu presa da una irresistibile voglia andare a curiosare nel gran libro degli gnomi. Entrare dalla finestra sul retro della casa.
mentre si contorceva per entrare. Non sono grassa come albicocca. Alambicchi, ampolle per filtri magici, la grande sfera per vedere lontano, strani apparecchi, corna, fiori secchi, strani sacchetti. Sembrò che i fiori e le loro foglie
sembrò che tutto quello che le circondava diventasse più grande. Cosa succede? Si interrogò. Il campo di quella margherita era più piccolo prima, poi capì, era lei che stava diventando sempre più piccola, sempre più piccola, sempre. Magico, continuava. Più tardi lo gnomo mago, tornato con i suoi funghi, trovò l'anello in terra, accanto al gran libro. Avrei giurato di averlo lasciato fra le pagine, borbottò dubbioso. Ma tanto, se qualcuno viene a curiosarci dentro, non sa che tutte le formule magiche vanno lette alla rovescia. Chi le legge come sono scritte riceve il gran malefizio. No, quindi si è persa questa fata. Ok, più avanti scopriremo che fine farà questa fata, se la recuperano oppure no. Spero che questa mia lettura ti sia piaciuta. Prossima volta leggeremo altre tre fiabe. Penso che concluderemo il libro, forse anche quattro. Abbiamo il re degli abissi, con le sirene. Poi abbiamo l'usignolo. Guarda che bello questo disegno della foresta, con gli gnomi. Poi abbiamo cuore di fata. Macchina delle buone azioni, e lo concludiamo la prossima volta insieme. Spero che questo video ti abbia fatto rilassare, e metti un mi piace se sei ancora sveglio. Buonanotte creatura, grazie per essere stato